Banca Mondiale. Qualcuno mi dice, beh, perché la procura di Trani invece è competente? Ragazzi, la procura di Trani indaga su un'ipotesi di reato. Io sto solo dicendo che quantomeno non ci hanno capito molto se dopo 4 anni scarsi, perché era ottobre, novembre del 2011, 4 anni di abbiamo i rendimenti più bassi nella storia della Repubblica Italiana, rendimenti anche negativi, che vuol dire che tanto ti fidi del debito italiano o del contesto esterno che vai a comprare debito italiano anche quando ci perdi dei soldi. È vero che lo spread era a 5,60, bisogna capire perché andò a 5,60. Certo che se l'agenzia di rating non può dire che prende atto dopo, l'abbiamo già vista sta cosa con Parmalat. L'agenzia di rating fa l'analisi prima e influenza a quel punto i fondi di investimento, perché i fondi di investimento, faccio un esempio, i fondi di pensione hanno l'obbligo in molti casi di non investire su titoli di Stato o azioni sotto un certo livello di voto, perché metterebbero a rischio i risparmi dei loro pensionati. Quindi non è una cosa da poco sapere se l'Italia aveva la A o la triple o due gradini in meno la triple B più. Poi te credo che una volta che declassi il voto la gente va a vendere e aumenta lo spread italiano, cioè devi offrire più interessi per trovare dei finanziatori, ma la causa è Standard & Poor's, o una delle cause, non è la conseguenza. Non facciamo sempre le virginelle a dire che ma noi abbiamo preso atto che, allora che cavolo ci stai a fare come agenzia di rating? Prendi atto che non capisci nulla dal punto di vista dell'andamento del debito italiano, perché è successo l'esatto opposto. Uno mi può dire, ma non potevamo immaginare che Draghi sarebbe intervenuto. E che ci stava a fare Draghi? Dire, bella statuina. E comunque, se non sai immaginare che intervenga la banca centrale, vai a fare un altro lavoro, quantomeno. E basta queste agenzie di rating, ogni volta hanno una scusa, le demi vierge, visto che dobbiamo parlare francese, della virginità. N'est pas question de centimètre. Allora, la borsa oggi.